Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Finalmente dopo averlo utilizzato per qualche giorno sono pronto a parlarvi di lui, del nuovo Mi Book 14 pollici della famiglia Xiaomi, anzi o meglio lui è un Redmi. Ci sono diversi aspetti che mi hanno convinto, no, su questo device, ma c'è anche qualche ma di troppo, c'è qualcosa da dire insomma anche su di lui, ma cercherò di spiegarvi tutto all'interno di questo video. Vorrei partire dalla confezione di vendita, che a parte essere arrivata intatta ma piena di scotch, diciamo che non si sono sprecati molto e ci sta, alla fine lui è un Redmi, ma comunque pensato a risparmio ed in effetti lo si percepisce già dalla confezione di vendita che è parecchio cheap, economica. Infatti poi al suo interno, a parte l'alimentatore con una spina cinese che è facilmente sostituibile ed il PC, non c'è altro. Partirò proprio dall'alimentatore che sì è piccolo, è leggero, è trasportabile, ma purtroppo ha un attacco proprietario, non ha un attacco Type-C. Non mi lamento troppo, ma è comunque un vero peccato, perché no, per usare un powerbank o comunque un alimentatore separato non possiamo e dobbiamo per forza utilizzare quello dedicato in confezione. E alla fine se lo perdiamo, se si rompe, e quant'altro, questo può fare già una prima differenza. Da quello che ho potuto constatare è ben realizzato, l'assemblaggio è ottimo, i materiali usati sono ottimi, parliamo comunque di alluminio in quasi tutto il corpo, quindi nulla di economico sotto questo punto di vista. Non ci sono flessioni particolari anche quando pigiamo al centro della tastiera. Sì, come vedete la tastiera è la classica di questi notebook che arrivano dalla Cina, ma bastano davvero due passaggi per avere le accentate, tutte le lettere al suo posto e diventa quasi più veloce della tastiera classica, no? Una volta che si abitua a questo sistema. Vi lascio qui sotto in descrizione anche una piccola guida per come trasformare insomma questa tastiera e avere le accentate senza troppi problemi. Tornando a parlare di tastiera, l'ho trovata comoda, precisa, con dei tasti belli larghi, quindi sì, mi ci sono trovato davvero molto bene. Purtroppo manca però una retroilluminazione che avrebbe sicuramente dato quel tocco premium in più. Ma vabbè, abbiamo detto che comunque lui è un Redmi, no? E quindi ce l'ha da risparmiare. Purtroppo però non manca solo un alimentatore con la Type-C o una tastiera retroilluminata, ma manca ad esempio un lettore DVD, un lettore di SD card o di micro SD almeno, ma soprattutto ragazzi manca una webcam su un computer portatile. È davvero assurdo che non ci sia, no? Magari uno lo utilizza per lavoro, quando va in vacanza e quant'altro, non poter fare una videochiamata con Skype con un computer di questo genere è davvero un peccato. Ma dimenticavo ragazzi, non vi ho parlato di misure, di pesi, di questa bestiolina. Lui misura 3,23x228, 18 mm di spessore, pesa circa 1,5 kg, quindi anche a livello di pesi, strutturalmente anche bello bilanciato come vedete, no? Sta tranquillamente in mano e quindi sì, anche sotto il profilo misure e pesi lo trovo ben studiato. In più guardate che piedini giganteschi che ci sono qui dietro, che lo rendono davvero molto stabile quando è appoggiato. Una caratteristica che mi è piaciuta davvero molto su questo modello è l'enorme grado di apertura del monitor, che ci permette di tenerlo agevolmente anche sulle gambe, potendo portare l'angolo di visuale ad ampiezze davvero importanti rispetto ad altri competitor. Purtroppo però non sono riusciti a copiare perfettamente Apple, perché lui con una mano fate davvero fatica ad aprirlo, infatti viene su tutto assieme e quindi questo non sono riusciti a farlo. Ma perché poi dico copiare? Perché dai, è innegabile, no, che ci siano delle somiglianze importanti con i portatili di Apple. Ecco, diciamo che il touchpad decentrato non mi fa impazzire, ma devo essere sincero che alla fine non mi ha dato problemi, è solo una questione del tutto estetica. Infatti lui è davvero molto comodo, preciso, ed anche le varie zone cliccabili sono belle salde, non fanno quei suoni fastidiosi di altri computer, quindi è davvero assemblato bene anche in questo punto, in questa zona. Il display è un Full HD da 14 pollici, non è privo di cornici, anzi diciamo che lateralmente hanno fatto anche un buon lavoro, mentre sopra e sotto ho visto decisamente di meglio. La luminosità massima dovrebbe toccare circa i 250 nit, mentre quella minima è perfetta e non disturba se lo utilizzate magari a letto, mentre vostra moglie, la vostra compagna, la vostra amorosa sta dormendo. L'angolo di visuale è discreto e soprattutto non soffre di riflessi grazie ad un trattamento opaco utilizzato sul pannello e si sporca anche davvero poco. E finalmente parliamo di hardware, di cavalleria, quelli che si trovano sotto il cofano di questo Redmi, ma devo fare una premessa ragazzi, io non sono un giocatore, non mi metto a verificare gli FPS di questi computerini perché non mi interessa. Quello che faccio io è editare video con la suite di Adobe, l'ho installata e ho provato i miei file 4K della Sony, ho installato il mio pacchetto Office giusto per capire come lui si comporta nel mio utilizzo e ho navigato parecchio in internet, ho guardato un po' di Netflix, di YouTube per capire effettivamente in questo tipo di utilizzo come lui si comporta.
Nonostante quindi i file 4K della mia Sony molto pesanti, questo Redmi è riuscito a darmi parecchie soddisfazioni, non ho avuto grossi problemi nel completare un editing e quindi sinceramente il processore, questo i5 di ottava generazione con gli 8 GB di RAM e soprattutto questa variante che ha un SSD da 512 si è comportato molto molto bene, quindi anche sotto questo profilo nulla da dire. La scheda video è una Nvidia MX250 con 2 GB di RAM e fa quel che deve, oltre a darmi la possibilità di montare i video senza troppi problemi, mi ha permesso di tenere parecchie schede contemporaneamente aperte senza troppi problemi in navigazione web e quant'altro. Io ho editato anche qualche foto con Photoshop e non ho avuto nessun tipo di problema. Non aspettatevi quindi risultati mostruosi, parliamo sempre di un hardware ottimo ma non di un top di gamma, mentre è molto bene per quanto riguarda le temperature, o meglio, se lo metto sotto stress con le mie applicazioni ovviamente di editing, misura circa 54 gradi qui nella parte centrale bassa, mentre nella zona superiore della tastiera qui sopra non scalda mai, quasi mai, quindi non dà per niente fastidio. Come vedete qui sotto poi troviamo le varie griglie di raffreddamento, qui a lato il doppio speaker, mentre su questo profilo c'è una porta USB e l'ingresso cuffia, dal lato opposto due porte USB, mentre una porta HDMI e l'ingresso per l'alimentatore appunto di cui vi parlavo prima con attacco proprietario. E non c'è nient'altro, come vedete non c'è un DVD, non c'è un lettore di SD, non c'è proprio niente, quindi manca qualcosina. La connettività è ottima, abbiamo il wifi, dual band, il bluetooth 5.0, due speaker da 3 watt di potenza totali con un buon volume ed una discreta qualità che sono usabili perfettamente per guardarci ad esempio un film in Netflix e quant'altro in camera. Tranquillamente, insomma, il volume va più che bene. Per quanto riguarda invece l'autonomia è parecchio variabile e dipende molto da quello che ci fate alla fine, no? Se fate editing bello bello pesante come il mio, secondo me non fate più di 2 ore, forse un po' di più, un po' di meno, ma comunque siamo lì, mentre se lo utilizziamo ad esempio per navigare nel web parlano addirittura di 10 ore. Io sinceramente così tanto non ci sono arrivato, l'ho ricaricato prima, però mi sembra davvero una buona autonomia se non lo mettiamo sotto stress. E invece è davvero ottimo l'alimentatore che praticamente in mezz'ora ve lo porta al 50%, quindi sotto il profilo della velocità di carica mi sembra davvero tanta roba. Dimenticavo ragazzi, questo computer che arriva direttamente dalla Cina, se lo comprate in giro dai vari importatori vi arriverà solo in inglese e cinese, quindi bisogna perderci un po' di tempo, sapere un po' smanettare quel minimo per portarlo con la lingua italiana. Io avendolo ricevuto già dal multistore del Zazza, come al solito che ringrazio, l'avevo già ricevuto in italiano, pronto all'uso, non mancava nulla, tutto aggiornato, BIOS aggiornato e quant'altro, quindi vi arriverà diciamo già pronto per essere utilizzato qua da noi. Fate anche questo conto se non siete abbastanza smanettoni in questo. E finalmente ragazzi siamo arrivati alle conclusioni e dobbiamo mettere la manina al portafoglio e parlare di cifre, no? Di quanto costa questo Redmi Book da 14 pollici in questa variante i5 con 512 giga di memoria SSD. Beh ragazzi, questo al cambio costa circa 570 euro, poi importato, configurato con tanto di garanzia 24 mesi dati dal multistore del Zazza arriva a costare circa 650-700 euro giù di lì, poi in base a quando guarderete questo video sarà già sicuramente calato. Un prezzo molto interessante per un processore di ottava generazione, per un SSD da 512, 8 giga di RAM ed una scheda video insomma che va benino anche a livello di design, è davvero davvero molto molto bello, ma alcune mancanze che potevano essere evitate, no? E che magari potrebbero far virare la vostra scelta ad altri PC. Manca una webcam fondamentale su una macchina di questo genere, manca una Type-C, un alimentatore non standard ma classico, quindi non con un attacco proprietario, manca un lettore SD per una macchina fotografica, per le nostre, insomma gli manca qualcosina per essere davvero davvero completo. E sinceramente per quanto sia davvero un ottimo prodotto non me la sento di identificarlo, di etichettarlo come best buy, in quanto sì il prezzo è davvero ottimo e anche l'hardware, ma gli manca qualcosa da farmi dire wow, qui hanno sì risparmiato con il nome del brand ma non completamente con la macchina. Beh ragazzi, adesso voglio sapere la vostra, quello che pensate voi di questo PC, quali sono magari le vostre alternative a parità di prezzo, a parità di hardware nei confronti di questo Redmi, e magari fatemelo sapere qui sotto tra i commenti che magari riesco a portarvelo anche qui sul canale. E che dire, per oggi è proprio tutto, se avete voglia mettete un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e soprattutto ragazzi seguitemi su Instagram che è davvero davvero molto importante. E io ringrazio ovviamente il multistore del Zazza per avermi mandato in anteprima assoluta questo bel mostriciattolo che alla fine dai mi è anche piaciuto. Ciao e alla prossima!